Si erano lasciati nella sesta gara di finale scudetto che, grazie ad un gol di Internuovo all'overtime, aveva regalato il terzo titolo della sua storia all'Asiago, a scapito di un Valpusteria beffato proprio sulla linea del traguardo. A distanza di 171 giorni i due team si sono incontrati di nuovo per giocarsi in una gara secca la finale di Supercoppa sul ghiaccio della Leitner Solar Arena di Brunico. Da una parte i lupi, desiderosi di prendersi la loro rivincita e sul ghiaccio al gran completo impreziositi dagli ultimi innesti, Magnan e Ling. Dall'altra gli stellati, privi di Grieco, Zampale e Pitton, alla caccia di un trofeo alzato solo una volta in quattro finali sin qui disputate. L'astinenza da un match ufficiale si fa sentire in avvio, i ritmi non sono altissimi, ma comunque i primi a provarci sono gli ospiti con una sortita personale da parte di Federico Benetti, che però non crea particolari problemi ad un attento Strömberg. Sull'altro fronte pronta la risposta da parte dei padroni di casa con Patrick Bona, che pesca nello spazio Scandella, il quale non riesce a sorprendere la guardia di Jeff Lerg. Poco prima della metà del tempo l'equilibrio si spezza. Scambio tra Drew Fatta e Stefano Marchetti, il quale con una finta va via Villa e tra tu per tu con Strömberg lo infila in diagonale. All'8 e 25 arriva così il vantaggio da parte degli ospiti. A segno con il terzino ex Pontebba, Stefano Marchetti, abile a liberarsi della marcatura e davanti alla porta dopo una finta di passaggio a beffare il goalie avversario. Passa circa un minuto e i lupi reagiscono immediatamente. Superba incursione da parte di Armin Hofer, che salta McDonald e lambisce il palo alla destra di Lerg con un tiro velenoso. Poco dopo il Valpusteria coglie il pari. Disco controllato bene da Scandella in angolo, scarico per Oberauch che pesca Ling, cecchino d'eccezione. Il numero 71 giallo-nero dimostra subito le sue qualità, freddando Lerg da posizione ravvicinata con il disco che si spegne sotto la traversa. Il tempo si chiude con un tentativo da parte del capitano dei Veneti Borrelli, che approfitta di uno svarione di Cullen ma viene chiuso in maniera pulita da Strömberg. Le squadre guadagnano così gli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Alla ripresa del gioco i campioni d'Italia in carica iniziano un lento ed inesorabile declino, con il Valpusteria che prende in mano le redini del gioco. Christian Mayer suona la carica con un tiro dalla media distanza che impegna Lerg. Subito dopo frittatone di Drew Fata che favorisce Scandella, al quale chiede ed ottiene il triangolo a Ling, ma non riesce a trovare lo specchio della porta con Obero che tenta il tap-in senza incidere. A seguito di una fase di stanca, nuova fiammata al Tuatesina. Scandella cambia gioco su Tauber che anticipa McDonald, ma tu per tu con Lerg cicca clamorosamente il pack favorendo l'intervento dell'estremo difensore, occasione colossale fallita dal 21enne attaccante pusterese. Sull'altro fronte l'Asiago si fa notare solo su errori avversari, sciocchezza di Kelly che da dietro porta smarca Erich, il quale non approfitta del regalo. Suona anche la seconda sirena e proprio lo scadere Strazzabosco commette fallo nel proprio terzo difensivo, permettendo così ai padroni di casa di iniziare il terzo tempo con l'uomo di movimento in più. Il Valpusteria approfitta della situazione e coglie il vantaggio proprio in avvio di periodo. Disco da Ling per Oberauch che di prima intenzione insacca alle spalle di Lerg. Ottima l'assistenza di Ling e altrettanto buona la battuta da parte di Oberauch per un gol che legittima la superiorità dei lupi nei confronti dell'Asiago. La pressione da parte dei padroni di casa non si arresta nemmeno dopo la realizzazione. Cullen pesca all'altezza della Blue Person, il cui tiro mette in apprensione la retroguardia avversaria con Jensen che non approfitta del tap-in. La risposta dell'Asiago arriva a metà frazione. Disco per Enrico Miglioranzi sulla blu, tiro respinto da Strömberg ed errore da sottomisura di Vigilante che non trasforma da ottima posizione. Con l'uomo di movimento in più nel finale di match il Valpusteria sfiora il gol della sicurezza. Ling pesca alla perfezione Oberauch, il quale esalta i riflessi di Lerg. La rete arriva comunque a 20 secondi dal termine con la porta veneta sguarnita ad insaccare la facile marcatura del numero 10 giallo-nero Joe Jensen, che con il suo sigillo sancisce il successo da parte dei lupi. Il Valpusteria si prende così la sua rivincita nei confronti dell'Asiago, aggiudicandosi la Supercoppa 2011, secondo trofeo nella storia del club, dopo la Coppa Italia vinta nella passata stagione. Una vittoria meritata e che fa iniziare l'annata nel migliore dei modi.
Per i veneti prosegue la tradizione negativa in questa manifestazione. Gli stellati perdono la quarta finale su 5 disputate di Supercoppa.